Buongiorno amici di Bella Sicilia e benvenuti nel mio laboratorio. Io sono Sandro Galati Casmiro, sono un docente di clarinetto e nel tempo libero mi diletto a costruire i flauti e altri tipi di manufatti. Quindi oggi vi farò vedere come si costruisce un flauto partendo da zero. Materia prima ovviamente è la canna. La prima fase è quella della raccolta che viene effettuata ogni anno tra gennaio e febbraio, perché a quel punto il ciclo di fioritura della pianta è già finito, per cui la canna muore e tenderà a seccarsi nel terreno. A quel punto si raccoglie e comincia la seconda fase, che è quella della stagionatura, che durerà circa 2-3 anni, ma poi si può arrivare anche a 10, 20, 30 o anche 80 con alcune canne che ho. Allora, la prima cosa da fare è decidere in che tonalità vogliamo tagliare il nostro flauto. In questo caso io andrò a lavorare su un flauto in La bemolle, quindi armati di calibro andremo a selezionare prima di tutto la canna. Una volta selezionata la canna, andremo a selezionare il segmento, lo spezzone che più si presta alla lavorazione. Io mi sono già portato avanti e quindi sono andato già a tagliare il segmento che ci interessa. Questo prende il nome di cannolo e come vedete ho fatto il taglio comprendendo il nodo, che in gergo verrà chiamato culazza. Questo qua ci aiuterà a dare stabilità alla canna nel tempo e a proteggerla dagli urti o da eventuali cadute. Come vedete all'interno c'è una sottile lamina lignea che noi adesso andremo ad aprire e poi procederemo con un primo lavoro di sgrossatura molto grezzo. In questo momento sto andando ad aprire la canna interna che già di natura è chiusa, quindi adesso andremo ad aprirla e procederemo con un lavoro di sgrossatura. Adesso, come si vede, la canna è aperta. E quindi andremo a fare la prima vera incisione del nostro lavoro. Quindi noi andremo a fare il labium, che è la prima apertura del flauto non digitale, dalla forma quadrata con il lato inferiore che va ad assottigliarsi come se fosse una punta di lama. Quindi andiamo a prendere la nostra dima e andiamo a riportarci le misure per fare il primo taglio. Procediamo con il taglio. Ci vuole precisione. Eh sì, diciamo che è un lavoro che si fa senza fretta. Perché a volte sbagliare anche un solo taglio significa ricominciare il lavoro da capo. Adesso andremo a incidere due binari che ci serviranno da guida per andare a creare la parte che finisce a scivolo. Adesso andiamo a rimuovere la parte di legno che non ci serve. Bene, adesso che abbiamo abbozzato, perché andremo poi in un secondo momento a rifinire il labium, volgarmente chiamato purtedda, andremo ad occuparci della parte del tappo. Quindi da una stecca di oleandro, ma che potrebbe essere anche fico o olivo, andremo a ricavare un cilindro avendo cura che sia perfettamente aderente alle pareti della canna. E
e lo manderemo giù in battuta fino all'apertura del labium. Quando siamo soddisfatti, andremo a recidere la parte in eccesso e cominceremo a fare i primi tagli per conferire al flauto, all'imboccatura, la caratteristica forma a becco. Ecco, ho cominciato a tagliare il legno che non ci serve per raggiungere più o meno quella forma. Dopo circa mezz'oretta siamo più o meno arrivati a questa fase qui. Quindi, una volta fatto il labium, abbiamo anche dato la forma guida per fare il becco. A questo punto andremo a togliere il nostro tappo e andremo a creare il canale di insufflazione, che consiste in un binario, sempre stando attenti a fare dei tagli il più regolari possibile, e poi andremo a smussare con il coltello e con il bisturi e andremo a spianare la parte superiore. Stesso lavoro lo andremo a fare nel tappo, che arrivato in questa fase si chiamerà ugnedra perché ricorda un po' la forma di un unghio. Anche qui andremo a spianare la parte superiore. Adesso, con un po' di fortuna, dovremmo riuscire a sentire la voce di questa canna per la prima volta. Allora, come vedete la canna suona, però ancora il suono è sporco, si sente del soffio e inoltre è povero di armonici. Quindi adesso comincia una fase molto lenta e meticolosa di limatura fino a raggiungere la pienezza e la rotondità del suono. Una volta soddisfatti di questa fase, andremo a riprendere la nostra dima e andremo a riportarci tutte le misure per poi fare i fori. Ovviamente anche nella parte dietro. Questo specifico flauto ha 7 fori nella parte anteriore e 2 nella parte posteriore. A questo punto andremo ad avviare il primo foro sempre partendo dal basso con un punteruolo e dopo via via andremo a usare lime sempre più spesse fino ad arrivare alla dimensione desiderata. Dopo circa mezz'oretta di lavoro abbiamo già realizzato tutti i fori, quindi andiamo a vedere adesso come suona. Ed ecco, adesso si va alla fase dell'accordatura, quindi adesso armati di accordatore andremo a ritoccare ogni foro nota per nota per cercare di essere il più precisi possibile. Eccoci, dopo un accurato lavoro di accordatura, il flauto è praticamente pronto. Quindi andiamo a vedere come suona. Complimenti, l'accordatura, come si è, diciamo, come hai capito, come hai fatto a fare appunto l'accordatura? Allora, si parte sempre da una base dell'orecchio, poi giustamente ci aiutiamo con degli accordatori per avere un risultato più stabile e più preciso. Cos'è l'accordatore? L'accordatore è un apparecchio che, scusami
impappinato sempre. L'accordatore è un apparecchio elettronico che riesce a rilevare le frequenze emesse e quindi sotto un certo standard noi riusciamo a fare la nostra accordatura. Adesso, per completare il lavoro, andremo a fare un'incisione col pirografo per fare una dedica a Bella Sicilia. Che sorpresa! Grazie! Amici di Bella Sicilia, sto facendo la dedica a Bella Sicilia. Sto andando a fare la I e la A. Eccoci. Completo per voi. Grazie di cuore. Allora non resta che ascoltare il suono di questo flauto dedicato a Bella Sicilia. Adesso vi farò ascoltare una parte di un brano con, diciamo, lo strumento per eccellenza tradizionale siciliano. Complimenti Sandro, grazie. È stata una giornata davvero speciale. Assistere alla preparazione del flauto, l'antichissimo strumento, davvero un momento straordinario, grazie per l'omaggio di Bella Sicilia, che apprezziamo davvero tanto. Grazie a voi. Salutiamo Sandro e al prossimo contenuto dal Canale Fusi. Alla prossima.